La mattina del 31 maggio 2016 un'immagine raccapricciante ha svegliato gli abitanti di Milano. In piazza Napoli, proprio di fronte alla propria abitazione, la modella e stilista 37enne Carlotta Benusiglio è stata trovata impiccata ad un albero. I primi sospetti sono stati subito rivolti verso il fidanzato Marco Venturi. Poi, però, ci sono voluti un anno e mezzo e una nuova autopsia per dare una svolta alle iniziali indagini che non avevano prodotto risultati significativi. Non più istigazione al suicidio, come era stato ipotizzato inizialmente, ma omicidio volontario aggravato. Questa la terribile accusa nei confronti dell'ex fidanzato di Carlotta. A quasi sei anni da quel tragico ritrovamento la Corte di Cassazione ha motivato la sentenza con la quale a febbraio scorso aveva rigettato il ricorso del PM Giancarlo Gallo. Come riporta il Messaggero, quest'ultimo aveva chiesto di annullare il provvedimento del riesame che aveva rigettato la richiesta del carcere per Marco Venturi. Dunque, per la giustizia, non è stato l'ex fidanzato Marco Venturi a uccidere la stilista Carlotta Benusiglio. La Cassazione ha spiegato che il quadro degli indizi non conduce univocamente ad un giudizio di alta probabilità di colpevolezza del Venturi. In sostanza, non è stata provata oltre ogni dubbio la sua responsabilità. Resta quindi un mistero su una storia che aveva fatto molto discutere negli anni scorsi. Marco Venturi, infatti, era già stato denunciato in passato dalla donna per stalking e lesioni. Non solo. I legali della famiglia Benusiglio, che si è sempre opposta all'archiviazione del caso come suicidio, per approfondire le indagini, avevano portato gli investigatori a tentare di ricostruire la dinamica della morte della donna con una simulazione. Per verificare le tesi sostenute dai legali dei familiari di Carlotta, la squadra mobile e la polizia scientifica avevano eseguito un esperimento giudiziale, qualcosa di mai visto prima. Gli investigatori avevano così replicato, con un manichino, quanto sarebbe avvenuto quella maledetta notte in piazza Napoli. Il sopralluogo era durato quasi tutta la notte e aveva visto uno spiegamento di forze imponente. Le nuove indagini portarono alla riesumazione del cadavere e alla decisione della procura di cambiare l'imputazione a carico di Marco Venturi, che per il PM avrebbe strangolato la fidanzata e poi simulato il suicidio. Ora, però, la Cassazione ha scagionato l'ex di Carlotta. Non ci sono prove a sufficienza. Pubblicato il 25 marzo 2021 alle ore 12, 31. Ultima modifica il 25 marzo 2021 alle ore 12, 31.